Ogni romano è buon tifoso, sa strillare. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Ubaldo, buongiorno. Gabriele, buongiorno e buon appetito a tutti, eh. Ciao Mimmo. Mimmo. Come stai, Ubaldo? Ieri stavi ciancicato. Oggi... È costipato. Ma gliela fai per domani oppure? Domani. Te lo metto in dubbio? Domani volo. Ha già detto, mister, conti su di me. Posso raccontare un piccolo aneddoto che riguarda un amico di Ubaldo? Allora, tanti anni fa, Dario Bonetti, che era un ragazzo abbastanza particolare, che ogni giorno ce n'aveva una, il sabato prima di una partita, non fece allenamento perché c'era una caviglia gonfia come un melone. E allora, sai, in quei tempi, Riccardo, pensa cosa ti dico, ancora si poteva parlare con i giocatori al campo addirittura. Fino all'allenamento io incontrai Dario e gli dissi, ma che fai domani? No, come faccio a giocare? Guarda che caviglia che ho, no? Era così, no? Come faccio a giocare? Dai, guarda che caviglia. Vabbè, mi fa vedere questa caviglia, c'è un melone. Vabbè, io vado al giornale, faccio il pezzo, Bonetti fuori, salta la partita. Il giorno dopo andiamo allo stadio, formazioni, Bonetti titolare. Ma, ok, Bonetti gioca e tutto a posto. Fine partita, ma mi spedo io e faccio, oh Dario, ma cazzo, ieri mi avevi detto non giocare, ma che succede? No, sai, quando poi arrivi al campo senti l'odore dell'erba, ti passa tutto e allora devi giocare. Vabbè, ok, però fatevi guardare, io dico, perché cioè, non è che state benissimo. Quindi, capito, Riccardo? L'odore dell'erba è quello del. Certo! Ubaldo non te lo levi di torno, diciamo così. Dai, vabbè. Senti, stamattina insomma mi sono espresso, mi piacerebbe vedere senza che cambia nulla, soprattutto senza minimamente pensare alla sottovalutazione della partita, perché ripeto, queste sono le partite, quelle dove hai vinto, hai capito, hai fatto il tuo, capito? E bravo, bravo. Però mi piacerebbe vedere 1/2 inserimenti in corso dall'inizio, per vedere se non cambia nulla, se rimane quella la mentalità, quello è il modo di giocare. Per vedere l'effetto che fa, certo. Sì, sì, ho capito perfettamente. Insomma, dobbiamo ragionare su un po' di cose, ok? Di Francesco ci ha abituato ad avere sempre questa regola del 5, no? Dei 5 cambi. Mm-hmm. L'ha fatto anche dopo la partita di Londra. A Torino ci sono stati 5 cambi, uomini in movimento, quindi insomma gente in mezza squadra, si può dire quasi, no? Ubaldo, quindi insomma... Per dare continuità a tutti, per dare a tutti la possibilità di giocare, per dare a tutti la possibilità di sentirsi parte del gruppo, ok? Secondo me una tattica sotto questo aspetto esemplare, perché poi alla fine trovi Gerso che si trova in campo a Londra senza averlo mai pensato e ti fa comunque un certo tipo di prestazione. Quindi domani mi aspetto ancora una volta delle novità, almeno dall'inizio, diciamo sì. Poi però voglio fare una domanda a Ubaldo. È chiaro che poi dopo, in corso d'opera, io mi aspetto finalmente di vedere qualcuno che è stato convocato, è andato in panchina, è stato a guardare se doveva riacclimatare e doveva fare il coso dalla partita, come si è giusto in questi casi. Parlo soprattutto di Kasdorp, Riccardo, sì. Un pochino meno di Schick. Però io domani un po' Kasdorp me l'aspetto, magari non dal primo minuto, anche se questa è tutta una faccenda da valutare, perché noi abbiamo capito un pochino come ragiona Di Francesco, però non l'abbiamo capito fino in fondo. Ad esempio, quando si parlava del ritorno di Florenzi, c'era chi diceva è meglio che comincia subito, qualche un altro invece diceva no, è meglio che comincia a gara già in corso, e poi alla fine lui l'ha fatto giocare dal primo minuto, ve lo ricordate? Quindi sì. Noi in qualche modo dovremmo pensare, qualora venisse impiegato caso, che insomma la sua presenza al primo turno non è così scontata, ma neanche così sicura. C'è questo punto interrogativo. Però io mi aspetto di vedere sia l'uno che l'altro, mi aspetto di rivedere, per quello che sarà possibile anche, Riccardo, De Frel, che noi ce lo siamo un po' perso. Ma per dare un po' di riposo a... Ma magari anche in corso d'opera, per riuscire a dare minutaggio a tutti. Tu c'hai due partite in casa, una presso all'altra, mercoledì e sabato, che insomma devi portare i 6 punti, no? Devi prendere, devi fare in modo di dare continuità a tutto quello che hai fatto fino a questo momento. La Roma del resto non è nelle condizioni di potersi permettere in campionato di fare anche dei mezzi passi falsi, perché purtroppo c'è la sconfitta contro l'Inter, la sconfitta contro il Napoli, che ti stanno penalizzando. Ma io, perché parlo sempre ragione in grande, Riccardo, cioè, visto che ci siamo, fino a quando sarà possibile, io continuerò a ragionare in grande. Però mi aspetto che ci sia insomma un po' il coinvolgimento di tutti. Gianni Sander era stato un pochino abbandonato dopo la trasferta di Benevento, ve lo ricordate? Poi però l'allenatore l'ha visto, credo, in condizione, l'ha fatto giocare
a Torino, ecco, piano piano dando minutaggio a tutti, quindi andrà in campo una squadra probabilmente diversa rispetto a quella che ha giocato a Torino, però in corso d'opera mi aspetto qualcosa e non escludo che Kasdorp, poi lo sapremo tra un'oretta e mezza, qualcosa, ci sarà la conferenza stampa di Francesco, qualcosa come al solito ci dirà, sicuramente gli verrà chiesto di Kasdorp e di qualche un altro e lui ci dà qualche indicazione. A me quello che premeva chiede invece a Ubaldo, dimmi, è un discorso relativo al tridente d'attacco, ok? Nelle ultime due partite è successa una cosa abbastanza particolare, e cioè che prima a Londra e poi a Torino Di Francesco ha messo prima Gerson e poi Nainggolan, cioè non ha messo un attaccante, diciamo, un esterno destro di ruolo che poteva essere, che ne so, Esciaravi, che poteva essere Perotti, che poteva essere Gengis Under, ma ha messo una volta Gerson, una volta Nainggolan, quindi un centrocampista, se così vogliamo chiamarlo. Questa io la trovo un'indicazione da non trascurare, ma non perché, già lo so quello che stai pensando Ubaldo, l'abbiamo parlato ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, potrebbe essere propedeutica per l'ingresso poi in campo del tandem Schick Dzeko, ne abbiamo parlato ieri se non mi ricordo, ma proprio perché secondo me Di Francesco sta studiando qualcosa a livello tattico. Però prego. Però ci sono due risposte riguardo proprio su Gerson e Nainggolan da parte di Eusebio Di Francesco a domanda, no? Quando nessuno aspettava Gerson, ha detto ho bisogno di un giocatore per il tutto di come si era comportato, la crescita durante gli allenamenti, e ha parlato di fisicità. Poi a domanda su Nainggolan, su questo la corsia destra con il lavoro con Pellegrini e Nainggolan alto, bravo, che doveva lavorare, e ha riparlato di fisicità. Fisicità. Può essere anche un'altra indicazione per noi? Ma può essere anche un'indicazione che forse lui vuole fare, non lo so, un'ipotesi, vuole fare una squadra più fisica per poter mettere poi davanti due punte, ok? Però a me interessava molto il discorso di Nainggolan sempre a Torino, perché da un punto di vista proprio di numeri e di posizione di partenza, Nainggolan era, diciamo, l'esterno alto a destra, giusto? Siamo tutti d'accordo su questo, Gabriele, Riccardo, tutti quanti. Sì. Poi però nel corso della partita, durante lo svolgimento del gioco, spesso e volentieri l'attaccante destro l'ha fatto Pellegrini. Sì, sì. Perché nell'idea di Francesco, secondo me, c'è questa alternanza, cioè l'attaccante esterno destro, sì, fa quel ruolo, però viene anche dentro il campo. E a quel punto va a prendere il suo posto la mezzala. Tanto è vero che poi tu dovevi vedere i movimenti quando la palla non c'era più la Roma, questo perlomeno mi ha insegnato Ubaldo. Quando la palla l'aveva la Roma c'erano questo tipo di movimento, Nainggolan entrava spesso dentro il campo e Pellegrini andava a fare, chiamiamo così, la destra, Riccardo, per farci capire. Sì. Quando la palla ce l'aveva al Torino, ritornavano come stavano, cioè Pellegrini era mezzala e la mezzala faceva, Nainggolan era l'ala destra, chiamiamola così, e faceva l'ala destra. Quindi questo ci sta, secondo me, insegnando qualcosa sui movimenti che fanno poi all'interno della squadra. E lo stesso discorso, se voi chiudete gli occhi e ci pensate un attimo, una cosa che è successa molto spesso anche dall'altra parte, cioè a sinistra, dove spesso e volentieri Strootman è diventato l'ala sinistra e Perotti, che veniva dentro il campo, faceva quasi la mezzala. Giusto, Ubaldo? Sì, perché però... Finisco. Questo soltanto per confermare quello che ha detto Di Francesco qualche tempo fa, che il modulo non è statico ma è dinamico, ricordate queste parole. E la prova provata è che il modulo, il 4-3-3 ad esempio, quello che la Roma sfrutta maggiormente, non è statico ma dinamico, perché nel corso della stessa partita cambiano continuamente le situazioni tattiche, quindi è un modulo ma poi in realtà sono mille moduli. Prego, scusa, Baldo, da mettere a rosso. Sì, con... credo di averle un po' anche analizzate queste con movimenti, giustamente come faceva riferimento a te, la catena di sinistra e la catena di destra, soprattutto quando gioca anche Strootman, no? Che si accentra Perotti o Esciaravi, in questo senso che però Strootman non va a cercare più la profondità come Pellegrini, ma si allarga per ricevere il pallone e poi dare il via con un passaggio. C'è un altro modo di giocare. Di Kolarov, soprattutto Kolarov, che diventa devastante su quella corsia. Mentre dall'altro lato spesso abbiamo visto, per esempio, la catena di destra, l'ultima con Nainggolan, Pellegrini e Florenzi, addirittura Florenzi non cercare alcune volte la profondità ma andare dentro l'aria addirittura. Esattamente, perché probabilmente non c'era la necessità, nel senso che se tu da una parte c'hai un esterno che sicuramente va fino in fondo e ti entra dentro il campo, ti mette la palla, sto parlando di Kolarov,
dall'altra parte cerchi un altro tipo di sviluppo di manovra, e questo mette in difficoltà la squadra avversaria, perché probabilmente la squadra avversaria si aspetta che la Roma si muove in un certo modo sempre e comunque, invece poi magari le alternative ci sono. Ecco perché io ho voluto fare questo discorso, sapete perché? Perché io sono curioso di sapere chi giocherà domani in quella posizione, ok? Perché mi piace ancora tentare di studiare, tentare di capire quello che sta creando l'esempio di Francesco. Allora io sono curioso di sapere poi di vedere poi domani sera chi andrà in campo in quella posizione, perché se si dovesse insistere, Riccardo, perché sì, ti faccio questo ragionamento, su un'ipotesi di un centrocampista lì, allora vuol dire che veramente Di Francesco sta preparando qualcosa di nuovo in maniera complessiva. Non so se rendo l'idea. E, cioè, se, dovesse, certo, e se dovesse mettere Shaarawy? Potrebbe essere molto più simile ad un discorso invece di 4-3-3 puro, perché Shaarawy io lo considero un attaccante, cioè un esterno, certo, vero, non lo considero un centrocampista. Certo. Però questo soltanto per dire quante soluzioni ha all'interno della rosa con il gruppo che ha a disposizione di Francesco, che magari può mettere una volta l'uno, una volta l'altro, a secondo delle circostanze, a secondo anche delle esigenze della partita. Guardate che lui che cosa ha fatto, ad esempio, con i centrocampisti centrali. De Rossi o con Alonso, è chiaro che se c'è uno o l'altro la squadra gioca in maniera diversa. A Torino era logico che mettesse De Rossi, no? Perché? Perché c'è una coppia di centrali inedita con due mancini, che non è mai una grandissima certezza, e ti mette uno più bravo, diciamo così, no? Nella fase di schermo davanti alla difesa, giusto Baldo? Tant'è vero che De Rossi è stato quello che ha intercettato il maggior numero di palloni, l'abbiamo detto ieri, addirittura 11 palloni, che è tanta roba. Quando invece tu magari hai una difesa un pochino più tranquilla, con una coppia più consolidata, allora metti anche Gonalon, che ha un'altra interpretazione, gioca molto più in alto rispetto a quanto in realtà giochi De Rossi, perché è molto più schiacciato. Ecco, però soltanto per dire quante soluzioni ha all'interno della sua rosa di Francesco, e mi sembra che lui le stia sfruttando tutte, perché a tutti chiede qualcosa, a tutti dà la possibilità di giocare. E la risposta qual è? Quella importante, che tutti fanno quello che chiede l'allenatore, e questo mi sembra il punto principale. Assolutamente, okay? Senti che sto per dirti, Mimmo. Vai. Mimmo! Eccoci, eccoci, eccoci. Eccoci, ho rapito da... Ma che non lo so. Ma che dalle tue citazioni, penso, fatto che tu sei assolutamente il... Come ti posso poi dire? Io adesso chiedo scusa. Esatto. Non so se hai capito, se hai carpito, sì, se hai colto, sì, la mia dizione, sì, quanto è cresciuta. Beh, io devo dire che la vicinanza è come il vento, la frate, assolutamente sì, la fratellanza, sì, accanto con me vero, no Ubaldo, ce l'ho ti dico come l'avrei fatta se avessi dato retta a Ubaldo. Dai, dimmi un po'. Da più di 20 anni è me più supermercati. Questo è Ubaldo Dige, dai. No, Ubaldo no, Dige. No, Ubaldo dice tante belle cose, però dai. Interessa, preghete. Paluono, dai. Che a cucina. Vabbè. Gabriele. Sì. Dimmi tutto, Mimmo. Intervieni tu dall'alto della tua sapienza, dai. Sì. La tua sapienza. Bravo. Dove ci sono stato un po' di tempo, sì. Possiamo anche fornire lo scibile a tutti gli altri, se vuoi. Mi preoccupa questo fatto che c'è Manganiello? No. No, a me no, io sono più preoccupato dal fatto che non ne conoscevo. Lo faranno entrambi? Ma io non lo so, bisogna vedere se c'è il cambio di sospensione, abbonamento, tessera del tifoso. Stanno accadendo tante cose all'Olimpico delle quali abbiamo perso un pochino traccia. Secondo te, perché si chiama Manganiello? Questa è una buona domanda, è una di quelle domande che tu rimani di salsa e dici, ma che devo rispondere? No, mi sembra che l'arbitro VAR sia Abisso, c'è uno che si chiama Abisso, Gabriele? Sì, tra l'altro Mimmo è uno degli arbitri giovani più promettenti. Sì. Abisso di Palermo, se non sbaglio, credo sia Palermo. Okay. E questa la dice lunga. E questa la dice lunga, perché il quarto uomo non sapevo nemmeno che esistesse. Non vorrei che noi ci trovassimo di fronte a un atteggiamento complessivo di quello che diceva un pochino Riccardo all'inizio, no? Sì, vabbè, Roma Crotone te pare, questi hanno preso 25 cose qui, 27 cose là. E che ci fosse un'attenzione anche complessiva, intorno a questa partita non adeguata. Io vorrei che la Roma veramente, ma su questo sono, ho la certezza che Di Francesco è uno che non si fa cogliere impreparato sotto questo aspetto, perché guardate quello che è successo a Torino, noi forse non l'abbiamo, o forse non ce lo siamo detti,
Ma guarda che è stata una vittoria importante, perché tu venivi da una partita come quella di Londra e tu potevi andare in campo non soltanto perché avevi speso tanto da un punto di vista nervoso, da un punto di vista fisico, ma anche, come posso dire, con una sorta di piccola presunzione, ma io ho pareggiato a casa del Chelsea, sono stati fortunati, loro a pareggiare, mo te pare che io no. Invece no, l'atteggiamento della squadra è stato Ubaldo, quello vero, da squadra vera, la squadra che dice so che io più di tanto non te posso dare, però la partita la vinco, come la vinco? Prendo il pallone e cercando di sfruttare le occasioni. Quante ne sono capitate? Due, tre. Una l'ho buttata dentro, sì, e sì, porta a casa i tre punti. Questo è un atteggiamento da grande squadra, Riccardo. Quindi sotto questo aspetto, se non altro, non dobbiamo pensare che la preparazione, anche in vista di una partita che sulla carta si annuncia ad un certo tipo contro il Crotone, sarà ottimale. Io sono molto curioso delle scelte di Francesco De Nomai, perché ogni volta mi intriga capire che cosa c'è dietro una sua scelta o meno, perché la scelta può essere tecnica, giusto Ubaldo? Sì, sì. Può essere tattica, però può avere anche dei riscontri di altro genere. Quando è stato in conferenza stampa Di Francesco ha detto le qualità di un calciatore devono essere tecniche, fisiche e psicologiche. Te lo ricordi Ubaldo? Come no? Parlato? Secondo me quando lui ha a scegliere un calciatore da mettere dentro tiene sempre conto di tutte queste cose. Allora io mi aspetto ogni volta qualche piccola sorpresa, perché poi se noi andiamo a vedere, insomma, a stringere quali sono gli intoccabili o coloro quelli che insomma giocano sempre, non è che ce ne stanno tanti. Allora, è il portiere, ok? Alisson, Dzeko, giusto? Sì. Poi Nainggolan è uno che spesso e volentieri è titolare, non è stato titolare una volta perché non stava bene. Mimo! Poi dimmi. Posso farti una domanda? Questa voce no, se torni in te sì. Però. Mi dici una cosa, la partita, credo, la fotografia della partita di Nainggolan, delle partite di Nainggolan dell'anno scorso è San Siro, si può dire? Sì, quella con l'Inter. Tu sei in grado, Mimmo, o noi siamo in grado di dire di quelle partite lì Nainggolan quante ne fa l'anno? Come quella di Milano, però lì calcola che ci ha messo pure due gol, quindi proprio quella partita lì se ne fa due l'anno te fa già una cosa clamorosa, però quella partita lì ci risalta anche perché lui ha fatto due gol straordinari, ma all'interno di quella partita lui ha fatto vedere tante cose che poi ci ha fatto vedere in tante altre partite. Non so dove tu vuoi arrivare, però io ti dico che a Torino nel secondo tempo soprattutto io ho rivisto quel Nainggolan lì, quello che si mette a fa botte con l'avversario in maniera sportiva e 9 volte e mezzo su 10 porta via la palla, quello che recupera e te trascina la squadra avanti, cosa che fino a questo momento io non avevo visto o l'avevo visto un po' poco, giusto Ubaldo? Non so se tu sei d'accordo, perché tu sei sempre molto grigio con quello che dico. Io non so se sia dipeso, riconquista molto di più il pallone anche in maniera veloce. Però ti volevo chiedere, non so se tutto questo sia dipeso da una posizione diversa rispetto alle prime giornate oppure da una condizione fisica, atletica diversa, quindi migliore rispetto a quello che gli ha chiesto l'allenatore, penso, Mimmo. Cioè, scusami, non ho capito. Prima era portava più intensità su quando lui giocando più alto con Spalletti, sì, diciamo, no? Sì. Intensità, sì. Qui la prima cosa che chiede, soprattutto, ma in generale, poi è lui che ha determinate caratteristiche, che ha la capacità di recuperare il pallone e poi proporsi nuovamente, non è di solito trovi il giocatore che recupera, appoggia e sta in posizione, e invece lui ha questa forza di riproporsi anche immediatamente, e quindi ha chiesto, secondo me, visto la qualità, lavora più anche in fase difensiva, non ti sta a preoccupare che poi hai pure i mezzi per andare ad attaccare, come certo, no? Quando trovi poi in alcune partite viene fuori di più, altre di meno, però quel tipo di atteggiamento credo che a Nainggolan gli venga chiesto sempre. Certo, anche perché uno che poi te lo può dare quel rendimento lì. Ma sì, lo puoi chiedere a Nainggolan, come no, glielo puoi chiedere poi. Sì. Vogliamo provare Riccardo Gabriele a fare brutta figura? Dai! Tanto che ci frega a noi, ma che devo ancora dimostrare? Proviamo a fare la formazione di domani? Sì. Attenzione, senza mai dimenticare che c'è ancora da verificare un allenamento, però, quindi insomma. Vado io? Un po' di beneficio. Vai allora. Alisson Becker con numero uno, vai. Karsdorp. Juan Jesus e Moreno. Kolarov. Sì.
De Rossi, ah, per il motivo per cui hai detto tu prima. Ah, okay, e Nain. Pellegrini, Nainggolan. Mm-hmm. E Sharawi, Diego Perotti. E Sharawi, Diego Perotti. Vai, chi tocca? Io sono d'accordo quasi per intero con Riccardo, solo metterei Gunalon al posto di De Rossi. Infatti ho fatto una pausetta. Ho fatto. E davanti mi gioco il tridente leggero, Perotti, El Shaarawy e Under. E il centravanti chi lo fa? Tridente leggero. Chi è messo al centrocampo, Riccardo? Pellegrini, Nainggolan e De Rossi. Sì, la difesa credo di sì, appoggio questa con Alisson. Riccardo? Sì, sì. E non Bruno Perez o Florenzi? No, okay. Credo che ci possa essere, perché il tipo di gestione credo che sia stato anche chiaro, Eusebio Di Francesco, sul controllo delle situazioni di alcuni giocatori, in queste rientra anche Florenzi, visto la partita ravvicinata rispetto a... Però anche puoi mettere Bruno Perez, perché sennò tu andresti a avere veramente una difesa assolutamente inedita. Ma credo che non gli manca il coraggio, ma il coraggio, ma non il coraggio studiato, cioè nel senso, sì, assolutamente, no, il colpo da matto, certo, no, hai ragione. Appunto, esatto. Cioè, in questo senso, Strootman io darei continuità. Sì. Continuità con Gunalon e Nainggolan. Sì, forse è giusto anche questo. Esce sopra, sì, penso. Può essere un'ipotesi, seguo quella delle sensazioni.com. Del Galo. E Zego. Zego e Perotti. Ok, allora vi ho ascoltato con grande attenzione. Proviamo a immaginare che Eusebio Di Francesco ne cambia 5 anche domani, rispetto alla partita di Torino, ok? Allora, da quello che mi avete detto, Kasdorp è uno, giusto? Yes. Dal primo minuto Perotti è un altro, giusto? Sì. Yes. Sono finiti? Non lo so. Sono Alon 3? Sì. Fine, sono finiti. Sono 3. Può riproporre Gerson, secondo me. Mi sembrano pochi. Aspetto qualche cosetto. No, veramente, perché ci ha abituato. Dammi 5, no? Sì, boom, sì, sì, è 5. Ormai dico di Francesco è così. Io me ne aspetto 5 9. Un'altra volta mi aspetto 5 9. Allora, proviamo. Gunalon, ok? Perotti. Karsdorp. Poi ce deve essere qualche numerello a sorpresa, dai possiamo mettere un Gerson da mezzala, visto che l'esordio è stato d'esterno alto. Uno tra Gerson e Centisander mo terrei da conto. Anche perché lui come ci ha fregato a Torino, che ha messo tutti quelli che c'aveva, Nainggolan, Strootman, Pellegrini, De Rossi. Sì, però stavolta sarebbe un turnover diverso, perché se lo fai per inserire appunto. Giocatori che non giocano tanto tempo, secondo me ne devi fare un po' meno, o meglio, ne devi fare, poi sa lui come deve fare, potrebbe fare un po' meno di cambi rispetto ai 5 abituali. Esatto, però siccome noi ci abituiamo in questo modo, abbiamo detto, certo, facciamo una brutta figura, che ci frega, forse non ne fa 5, allora forse diciamo non ne fa 5, poi a me l'importante è che ne faccia 3 e punti, però, cioè, quindi questa è la cosa principale. Ma aspetto con Alon, questo sì. Mi aspetto di nuovo Perotti. Voglio capire come sta Fazio. Se Fazio sta bene, Ubaldo secondo me una maglia sua lì dietro. Mimmo, però c'è sta il Chelsea la settimana prossima. Secondo me. Lui... Però c'è sta pure Manolasse che sta recuperando. Appunto, secondo me lui per quella partita gli vuole tutti belli cattivi, abili e arruolati, sì. Non lo so, però vedi che è bello parlare di queste cose. Magari ma scherzi. Che invece a me piace, perché comunque sì, avevamo fatto sempre i conti con pane e pestetti, adesso invece. Ma stiamo parlando anche in maniera diversa rispetto altre volte, amico. Lo sai con un'addizione diversa. No, non stiamo dicendo è meglio questo, è meglio quella. No, bravo. Ubaldo vuol dire che adesso hai un allenatore che ti ha detto all'inizio della stagione, ok, io voglio due calciatori per ruolo. E t'ha specificato, non è che ne voglio due perché uno è il titolare e l'altro è la riserva, me ne servono due per ogni ruolo, e lui due in quel ruolo sta a giocare quasi sempre, una volta uno, una volta l'altro. E questo che cosa significa, Riccardo? Significa dare comunque sempre lo stimolo giusto a tutti gli altri. Se tu c'hai 22 giocatori, mettiamo,
tutti a 22 probabilmente hanno lo stimolo di dire questa partita posso fare io. Ripeto, secondo voi Gerson arrivando a Londra si immaginava che il giorno dopo sarebbe entrato in campo? Secondo me no, non ci pensava mai, però invece poi si è trovato in campo. Non so se Di Francesco gli abbia detto un'ora prima, due ore prima, questo non lo so e manco mi interessa saperlo. Però come ci ha colto di sorpresa noi, probabilmente ha colto di sorpresa anche Gerson, che evidentemente aveva lavorato per poter arrivare ad essere scelto dall'allenatore, e questo rappresenta un qualcosa di positivo per la squadra. La famosa rosa lunga, no Gabriele, quante volte l'abbiamo detto? La rosa allargata, la rosa profonda, sì. Perfetto, se tu però sta rosa profonda ce l'hai, non la sfrutti, e che ce l'hai a fa? Giusto? E certo. Stiamo a fare proprio ragionamenti quelli stupidini, però sono ragionamenti logici che ti portano ad avere un rendimento di normalità nei confronti della squadra, del commento della prestazione, del giudizio sull'allenatore. Tu devi essere uno normale che guarda le cose come stanno, senza andare a fare tutti i voli di qualsiasi tipo, ah, perché ha di sopra, non serve. Serve la normalità e la semplicità e la convinzione nei propri mezzi, che Ubaldo ha definito, perché è stato lui poi a dare il termine, tu lo sai Riccardo, no, Di Francesco, è la consapevolezza. Sì, quanto mi piace questo termine. Ma questo è stato Ubaldo DJ, gliel'ha detto, eh? Ubaldo DJ, certo. Gliel'ha detto lui a Di Francesco, gliel'ha suggerito, perché loro hanno anche l'auricolare. Beh, quello no, tipo no, Ampra, noi parliamo di comunicazione, eh? Assolutamente sì. Per esempio, avete visto che Di Francesco attraverso il televisore, no? Viene inquadrato prima della partita, spesso e volentieri lui fa spesso l'occhiolino alla telecamera, non so se ci avete fatto caso, è successo in diverse circostanze. Io lo trovo che non sia casuale qualcosa, non lo so. Come se volesse testimoniare, che ne so, la sua serenità, la sua di mo comincia la partita e noi stiamo a posto, ma fa tutto quello che dovevamo fare. Cioè non lo vedo tirato, no? Ubaldo ha visto quegli allenatori che poi dopo come comincia la partita non sta un secondo fermo, sì. È una roba impressionante, perché te martella ogni secondo della partita, però nella preparazione uno dice oh, ho fatto quello che dovevo fare, le faccio pure l'occhiolino alla telecamera, in questo modo saluto tutti i tifosi che ci stanno guardando, però mo comincia la battaglia, io sono pronto alla battaglia. Ricca, forse noi ci dobbiamo dobbiamo tornare ad abituarci a queste piccole cose di normalità, eh? Che bello però, no? No, assolutamente sì, il famoso equilibrio che tanto insegue Di Francesco in campo, probabilmente noi lo dovremmo inseguire anche in quella che è la nostra gestione comunicativa. Sono d'accordo. Nei confronti della squadra, cercare di ragionare per quello che vedi, senza fare i processi alle intenzioni e senza andare oltre quando c'è da criticare o anche da elogiare, perché il problema principale di questa città, uno dei tanti problemi di questa città, diciamo della parte sportiva in questo caso relativa alla Roma, della città, è che noi troppo spesso passiamo dall'esaltazione alla depressione in meno di un secondo. Sì, sì. E questo non aiuta, perché in realtà tu dovresti avere sempre il controllo di tutta la situazione, sia nel bene che nel male, perché avere il controllo della situazione significa riuscire a valutare le cose positive ma anche quelle negative, quindi intervenire sulle cose negative se c'è bisogno e saper gestire le cose positive, ok? E questo in questa città ancora risulta un pochettino problematico, ok? Sì. Vabbè. Mimmo, dimmi una cosa, la guardi stasera la partita? Che partita c'è stasera? Ah, ci ha fatto il ciochino. No, chi c'è? Buciano Sculletti, chi c'è? Ma dai, ma mo questa come ti è venuta? No, non è mia, è Denisi, ma me l'ha detta l'altro giorno, io cito la fonte. Buciano Sculletti si chiama, però io non, io mi dissocio, cioè, mica tanto. Io so come andrà a finire la partita, lo so, perché pronostico a senso unico ovviamente. Però sono d'accordo con Ubaldo quando dice che Giampaolo è uno tra i primi 5 allenatori italiani, ok? E chi c'ha Giampaolo come allenatore ha sicuramente una squadra bella da vedersi, che gioca bene al calcio e i numeri lo dicono. Andate a vedere la classifica della Sampdoria, che è una partita meno come la Roma, andate a vedere i numeri della Sampdoria, che sono dei numeri di un certo tipo per essere la Sampdoria. Però credo che il pronostico stasera sia a senso unico, no? Voi che dite? Sì, scontato.
Sì, 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 perché mi sembra che la Sampdoria poi in casa abbia un rendimento e forse fuori no, vero? In casa le ha vinte tutte. In casa le ha vinte tutte. Come hanno fatto pochissime altre squadre. La Roma le ha vinte tutte fuori, questo si può dire, no? Eh certo. Si può dire. Lo sai che la Roma fuori casa non ha preso manco un gol? Dico che. No, allora, pallettoni, però. Siccome la prossima partita fuori casa sarà. La Fiorentina, giusto Gabriele? Sì, Firenze il 5 novembre alle 15. Intanto dimmi, tanto se dovremmo esorcizzare qualche cosa, dovremmo esorcizzare. Ma sì, ma fate conto, amico. Mamma mia, ma che non lo sapevo. Stavo proprio lì che sentivo che stava arrivando. Ma che c'è il tic tac? Esattamente, no, controllo l'orario. Una domanda soltanto prima di salutarci. Yes. Siete aperti domani? Tutte le giorn. Allora ci sentiamo domani. Sempre se Dio vuole. Grazie Riccardo, grazie Ubaldo, grazie Gabriele, grazie a tutti. Ciao Mimmo, grazie a te.